Parte oggi una nuova importante rubrica che diventa anche un po' un itinerario, un viaggio ed un racconto tra le emergenze italiane ed in particolare del nostro territorio, afflitto da tematiche ed emergenze legate soprattutto alla pandemia, l'emergenza sanitaria, che però si incrocia con tante altre emergenze ed è il caso del sovraffollamento delle carceri italiane. Era il 19, aprile del 2019, quando la Camera Penale di Foggia, presieduta dall'avvocato Treggiari, proiettò un docufilm intitolato proprio Un viaggio della Corte Costituzionale all'interno delle carceri italiane. Quell'incontro fu chiuso con l'intervento delle carceri italiane. Quell'incontro fu chiuso con l'intervento dell'avvocato Treggiari, che diceva: bisogna assolutamente intervenire perché questa situazione può esplodere da un momento all'altro. Beh, di lì a poco, dopo qualche mese, era il 9 marzo del 2020, un evento eccezionale, di straordinaria entità ed anche, gravità, ovvero la rivolta dei detenuti in Italia ed anche al carcere di Foggia. In quell'occasione ne evasero, 72. Il problema non è stato mai, risolto, ma è un problema che con l'emergenza sanitaria è tornato in primo piano. Un ordinamento, quello giudiziario, che, non viene riformato da oltre 30 anni. Oggi, nel nostro primo incontro, nel nostro, appuntamento con l'intervista, ne parliamo con il segretario generale aggiunto dell'OSAP, l'organizzazione sindacale della Polizia Penitenziaria, Pasquale Montesano, a cui diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera agli spettatori e a tutto lo staff di Mitico Channel. Noi la ringraziamo di essere qui con noi perché è un momento importante, ed un momento in cui si deve assolutamente, ecco, discutere, discettare di questo argomento che sale agli onori della cronaca e si va ad incrociare con l'emergenza sanitaria. Al carcere di Foggia, parliamo un po' di numeri, sono 375 le unità che ospita il carcere, oltre 600 invece i detenuti che vengono ospitati dalla casa circondariale, una situazione al limite. Solo 10 giorni fa raccontavamo di un numero altissimo di contagi, non solo tra i detenuti, ma anche tra le guardie di polizia, la polizia penitenziaria, il personale che è al limite, carceri che sono al collasso. La situazione non è da meno a Foggia. Sappiamo che l'OSAP con, ecco, il vostro sindacato, la vostra organizzazione, dottor Montesano, si sta provando a fare qualcosa. Solo una settimana fa c'è stato anche il segretario regionale per un convegno e dibattere di questi temi. Sì, in effetti viviamo la Regione Puglia penitenziaria in un momento veramente di grave entità in termini di criticità, insomma. L'anno di Covid ha segnato in una maniera molto forte il sistema penitenziario, già aggravato qualche anno prima. Come noi avevamo già denunciato ai capi del Dipartimento, sia il presidente Santi Consoli e sia il presidente Francesco Basentini. Avevamo esternato le preoccupazioni su quelle che potevano essere le condizioni lavorative e le criticità che si sarebbero potute verificare nella Regione Puglia. E puntualmente, insomma, non c'è stata nessuna attenzione verso questa regione e in particolar modo non c'è stata attenzione verso Foggia. Noi avevamo anche detto che all'interno del carcere di Foggia c'era una sorta di prevalenza da parte della criminalità organizzata, che noi avevamo segnalato questa cosa, e probabilmente quello stato di eccezionalità che si è verificato il 9 marzo del 2020 poteva forse probabilmente anche evitarsi. Insomma, è stata veramente un'azione veramente da film, da Hollywood, insomma, veramente da mettere negli archivi, nella storia del sistema penitenziario. E la cosa ancora più drammatica, segretario, è che da allora, nonostante quelle immagini, non si sia fatto ancora nulla. Anzi, diciamo che con l'emergenza Covid si sta ancora più esasperando questa situazione. È peggiorata. Il problema è che comunque noi avremmo gradito che l'attenzione su Foggia
doveva essere quella di avere un incremento d'organico, insomma, perché se parliamo di organici, la Puglia, ovviamente in questo momento, ma proprio per essere proprio buoni, magnanimi, modesti, diciamo che grava di almeno 300 unità su tutta la regione Puglia, tra cui gli istituti che stanno messi male sono la struttura di Taranto e quella di Foggia. Non solo, l'attenzione verso la Puglia, gravata anche dal fatto del Covid, è stata veramente allarmante, disarmante. I nuovi vertici oggi, noi veramente non condanniamo il presidente Petrarie perché riteniamo che sia ancora presto per poterlo giudicare sul lavoro che è stato svolgendo, oppure come la ministra Cartabia. Voglio dire, i buoni auspici ci sono tutti, le condizioni ci sono tutte, almeno nel sentito dire, però sinceramente l'esperienza ci dice che mi sembra solo al momento, fin quando non ci saranno fatti, sembra semplicemente una demagogia, un atto dovuto per il ruolo e la funzione che esercitano queste persone. Segretario, con il segretario D'Amato c'è stato un incontro, un vertice a Roma per discutere di questa tematica. Si sono incontrati anche gli altri organi, diciamo, del sindacato per poter mettere al Sì, centro c'è stata una l'attenzione. riunione in videoconferenza con il capo del Dipartimento, il presidente Bernardo Petrarie, e Sì. con il direttore generale del personale della formazione, il dottor Parisi. C'è stata una videoconferenza di tutti i segretari regionali della Puglia, delle varie organizzazioni sindacali, tra cui ovviamente c'era anche l'OSAP, essendo sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale. Le premesse e le promesse al momento riteniamo che non siano state mantenute, perché noi è inutile che non vogliamo fare né annunciazioni né fare demagogia nell'attività sindacale, perché riteniamo che in questo momento, fin quando non ci saranno uscite dei corsi praticamente della formazione, nuovi concorsi per la polizia penitenziaria, credo che ci sia poca possibilità di poter ampliare gli organici in Puglia. Noi chiederemo nei prossimi giorni ai vertici a Roma, chiederemo di attenzionare la Regione Puglia già dalle prossime assegnazioni all'uscita del 178esimo corso in atto in questo momento. L'emergenza però, segretario, resiste e continua ad esistere, nonostante, abbiamo detto, quelle immagini apocalittiche, nonostante questi casi di straordinaria e gravissima, questi episodi gravissimi che accadono all'interno delle carceri. Qualcuno diceva che la politica è disattenta, non ascolta il nostro grido di allarme, stanno passando troppi anni, l'ordinamento, quindi la riforma dell'ordinamento giudiziario non viene cambiato da oltre, non viene riformato l'ordinamento da oltre 30 anni. Ci si augura una maggiore attenzione da parte della politica. Io mi permetto anche di fare qualche provocazione, segretario. I politici probabilmente si interessano all'OSAP o a tante categorie solo in occasione delle votazioni, ma probabilmente dovrebbero invece prestare maggiore ascolto anche durante altri periodi a queste problematiche. Allora, guardi, il problema della politica è un problema serio, insomma. Io non ho molta fiducia della politica, insomma, veramente l'ipocrisia e la demagogia posta in essere negli anni lo dimostrano. Noi abbiamo una riforma datata 1990, una riforma possiamo dire incompiuta, anche se ci sono stati fatti passi da gigante e sono state veramente fatte delle cose eccellenti, ma il corpo oggi necessita di una nuova riforma. Noi non chiediamo, possiamo anche dire passiamo al Ministero degli Interni o a quello della Difesa con l'Arma dei Carabinieri, ma noi siamo un corpo speciale. La Polizia Penitenziaria è un corpo speciale ed è fatta di uomini speciali, per una semplicissima ragione. Ha due funzionalità, quella del trattamento e rieducazione e quello della sicurezza, che è una specializzazione purtroppo che connette tutti i corpi. E questo fa del corpo di polizia penitenziaria un corpo evoluto, un corpo speciale fatto di uomini speciali. Io li chiamerei anche eroi senza volto, perché lavorano nell'ombra, nel buio, e la politica non può permettersi di non prendere in seria considerazione
i grida d'aiuto che arrivano dalla base e da tutti i poliziotti penitenziari, perché grazie a questi uomini e donne della polizia penitenziaria ancora oggi regge il sistema penitenziario. Ed è gravissimo perché quello che è successo in questo anno di Covid con la strumentalizzazione della criminalità organizzata è stata la polizia penitenziaria ad evitare il peggio. Abbiamo No, subito. dicevo, le guardie o comunque la polizia penitenziaria, lo vogliamo dire proprio con i numeri, sono troppo poche per sostenere il carico, di lavoro. Le emergenze sono tante e riguardano, sì, è vero, il sovraffollamento carceri, quindi, le ristrettezze delle strutture, delle case circondariali italiane, ma riguarda anche la carenza del personale, l'attività di reinserimento, di formazione, l'assenza di educatori, tutte lacune a cui spesso e volentieri sopperiscono proprio gli agenti di polizia penitenziaria, segretario. Sì, in effetti diciamo che la carenza degli organici non è solo nella polizia penitenziaria, ma anche nei servizi e nell'area pedagogica, quella che è uno strumento importantissimo per il reinserimento alla vita sociale e il trattamento del detenuto. Sta di fatto però anche una cosa, insomma, che è molto importante, che comunque anche noi cerchiamo di collaborare e di entrare nel merito del trattamento e rieducazione perché comunque ci è dovuto anche come compiti istituzionali ed è riesce difficile con questa carenza in tutti i settori, nei vari comparti. Noi veramente facciamo fatica a portare avanti un progetto del genere perché noi in effetti siamo poliziotti, educatori, infermieri, assistenti sociali. Cioè noi facciamo tutto proprio perché su tutti questi settori c'è una gravissima carenza. Poi abbiamo il problema di avere a che fare con persone che si vogliono redimere e noi abbiamo l'obbligo e il dovere di seguire queste persone. Poi ci sono anche quelli che sono della criminalità organizzata che perseverano nella loro attività criminale. E allora diventa molto difficile se non c'è una copertura negli organici di tutti i settori poter lavorare in sinergia e in simbiosi per far sì che il sistema funzioni. Il carcere ormai, il sistema penitenziario in Italia è veramente diventato, non dico da terzo mondo, ma credo che comunque sia arrivato proprio ai minimi termini e necessita di un cambio di rotta immediato, determinato, che possa veramente riportare questo sistema perché se il carcere diventa sicuro, se il carcere rieduca, e allora probabilmente anche per la cittadinanza, per il cittadino c'è maggior sicurezza e maggior tranquillità per coloro che vengono poi reinserite nella vita sociale, per quelle che riusciamo ad inserire. Ma credo che in questo momento il carcere non rieduca. E noi abbiamo l'obbligo veramente nei confronti della cittadinanza, del popolo italiano, di garantire e di far sì che determinati personaggi escano dal carcere rieducati come vuole la legge. Il problema sta proprio in questo, insomma, veramente la politica dovrebbe porre un'attenzione una volta e per tutte, insomma, su questo benedetto problema. Però tutti si trascinano, dal ministro Orlando, dal ministro Bonafede. Speriamo che con la ministra Cartabia, che ha tutti i buoni principi e auspici di poter dare un cambiamento a questo sistema, speriamo che veramente non si perda anche lei per strada, perché comunque queste sono quelle che hanno fatto i precedenti, speriamo che con queste, insomma, le cose vadano diversamente. Su questo, io ho letto delle sue dichiarazioni molto interessanti e proprio lo accennava poco fa, si parlava ecco di politiche, di deficit strutturali che tutti conoscono, si diceva, ma che spesso restano inascoltate e ad oggi non c'è più tempo per aspettare oltre, mi pare di capire, considerata la gravissima emergenza e quindi si aspetta ancora con speranza un intervento da parte della politica, del legislatore. Della riforma dell'ordinamento giudiziario, ma mi ha colpito moltissimo anche una frase di vicinanza alle famiglie
della polizia penitenziaria che vivono in uno stato proprio di bisogno e che in questa occasione in tanti si sono anche ammalati di Covid. C'è un caso particolare, un caso grave, un poliziotto che lavora al carcere di Foggia che è ricoverato in uno stato di gravissimo. Intensiva, sì. Le parole di vicinanza, ecco. Per, diciamo, una figura, un ruolo che evidentemente non è tanto attenzionato, ecco, sono un po' nell'ombra, restano un po' invisibili rispetto anche a tante altre categorie, no? Io l'avevo detto prima, insomma, i poliziotti penitenziari sono eroi senza volto. Sono dei uomini e donne speciali che fanno un lavoro veramente molto, molto particolare. La storia di questo Covid li ha segnato tantissimo. La preoccupazione era, ecco perché poi noi alla fine abbiamo molte volte denunciato anche al presidente Emiliano e anche all'assessore alla sanità, Lopalco, la situazione e la condizione delle vaccinazioni sia dei detenuti, ma principalmente anche del personale. Perché gli istituti sono centri di focolai veramente ad alto indice di pericolosità, insomma, perché comunque se poi il carcere, voglio dire, incendia questi focolai, diventa un problema enorme per i familiari dei detenuti, per i detenuti stessi, per la polizia penitenziaria principalmente e per le famiglie. Perché un operatore che va al lavoro non sa la sera quando è rientrato a casa che cosa si è portato. Nella regione Puglia, lo dicevo prima, insomma, il Covid ha segnato tantissimo. Sono due focolai importanti che sono andati a Foggia e a Lecce. Il Salentino, diciamo che c'è un'incidenza molto alta di positività e poi alla fine troviamo anche che ci sono dei sistemi messi in campo che riguardano praticamente lo spostamento di detenuti che comunque vanno a gravare poi in effetti istituti che hanno tenuto bene fino ad oggi. È il caso di San Severo con il trasferimento di una ventina di detenuti alla casa circondariale di Taranto. Detenuti positivi trasferiti lì a quell'istituto che fino a pochi giorni fa aveva letto benissimo il rapporto, praticamente incidenza, il rapporto tra Covid e focolai. Le strutture sono vecchie, obsolete, fatiscenti e grazie solo allo spirito di sacrificio di operatori a livello territoriale che comunque alcune cose si riescono a fare, ma non perché ci sia un input e un'indicazione dai vertici. Purtroppo i vertici anche loro del Dipartimento hanno problemi perché sono legati ai dispositivi politici. Certo. Ma i politici alla fine, ma che stanno facendo? Niente. La polizia penitenziaria oggi grava di una carenza di organico di almeno 6.000 unità. I due decreti sulle piante organiche e la spending review hanno dato un deflazionamento spaventoso sull'organico della polizia penitenziaria. I compiti sono aumentati, il lavoro è aumentato. E oggi abbiamo un reparto a Taranto, un primo piano del reparto Ionio, un nuovo reparto a Taranto, dove sono stati inseriti detenuti di media sicurezza con il personale che fa turni su tre quadranti, 8 ore di servizio. Per conoscere il carcere bisogna viverlo. Se non lo si vive il carcere, il problema del carcere non lo si conosce. Noi la ringraziamo, segretario. Ringraziamo il segretario generale aggiunto Pasquale Montesano per questo suo lungo intervento, dibattito su un'emergenza davvero che si pone in primo piano. Sono stati tanti temi che 10 giorni fa si sono trattati anche con il segretario aggiunto D'Amato, regionale. Si è interessato alle problematiche legate alle carceri pugliesi e Foggia non è da meno per questa emergenza. Lo avete sentito bene dal segretario Montesano. La riforma. Bisogna mettere a regime le strutture che sono anche carenti di unità. Su queste unità, su questo personale, quello della polizia penitenziaria, grava tantissimo lavoro e si lavora davvero allo stremo con, diciamo,
intense mansioni. Certo, loro non possono sopperire nemmeno, ecco, a quella che riguarda l'attività pedagogica per riformare in qualche maniera il carcerato. Questo è l'appello ed è un'emergenza che certamente non può più aspettare. Lo abbiamo detto in apertura, se ne parlava già nell'aprile del 2019, in una situazione che sta per esplodere. Subito dopo, nel marzo del 2020, la rivolta delle carceri, immagini apocalittiche che abbiamo raccontato anche con il segretario. Probabilmente le carceri bisogna viverle perché, ecco, sono situazioni che sono in ombra, che non possono essere raccontate. Oggi lo ha fatto per noi il segretario dell'Organizzazione Sindacale della Polizia Penitenziaria, Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Noi proviamo solamente a mettere l'accento su un'emergenza che oggi si incrocia con quella sanitaria e che ci parla di contagi. A Foggia ce ne sono stati 30, una situazione gravissima anche nel Salentino, ma anche a Taranto, in tutta Italia, in maniera trasversale. L'emergenza sta esplodendo, ma mette in luce soprattutto delle carenze strutturali dove i detenuti vivono in condizioni pessime e purtroppo gli organi di polizia penitenziaria devono assistere, seppur con pochissime unità, a tante situazioni. Noi proviamo oggi a raccontarla questa emergenza. Attraverso le carceri si racconta anche un sistema democratico, o no? Cioè, sono anche misuratori. Queste situazioni misurano un po' lo stato di democrazia di uno stato. Tutto questo passa attraverso la giustizia, e se dalle carceri parte il problema, beh, certamente c'è qualcosa che non va. Chiudiamo con il segretario generale questa intervista per chiedere a lui quali saranno i prossimi passi che si stanno facendo, che si sono, che hanno in mente, ecco, di fare per raccontare questa emergenza affinché venga ascoltata, soprattutto dal legislatore, perché si operi una riforma dell'ordinamento giudiziario. Segretario. Sì, noi per quanto riguarda la Puglia, nei prossimi giorni io scenderò ancora, rivisiterò ancora Bari, sarò a Turi e poi ancora giù a Taranto. E le nostre iniziative sono quelle veramente di mettere l'attenzione e pressione alla politica affinché possano anche valutare, perché è necessario in questo momento, pena maggiori conseguenze che possono praticamente mettere in atto un qualcosa che possa modificare la nostra riforma del 90, inserendola in una nuova riforma e vedere diciamo più a ampio raggio quello che è veramente un'organizzazione di un corpo di polizia. In più tengo a precisare questo, insomma, che al di là del fatto che noi siamo messi alla gogna sempre in ogni circostanza, la strumentalizzazione da parte di alcuni, forse probabilmente frange di criminalità organizzata, voglio dire, non ci fa paura. Noi siamo per il trattamento e rieducazione, siamo per un carcere moderno, ma non siamo per sottometterci a quella che è la criminalità organizzata. Noi ci siamo, ci saremo, risponderemo secondo legge a quelle che sono le condizioni di vivibilità del carcere. Alla politica chiediamo, aprite un dibattito sul sistema penitenziario serio, senza demagogia e senza ipocrisia, in una maniera definitiva, perché i carceri, il sistema penitenziario in Italia, dopo i fatti che si sono verificati in Piemonte, in Lombardia, in Emilia-Romagna e un po' in tutte le regioni d'Italia, beh, non possono più ripetersi. Stavolta siamo riusciti a contenere. Ci riusciremo in seguito? E allora che la ministra Cartabia si muova, che la politica acceleri i tempi di una nuova riforma, noi ci saremo e lo faremo insieme a tutti quanti gli altri. Siamo molto democratici, ripeto, noi non facciamo annunciazioni né di principio né singole. Chiediamo anche a tutti gli altri appartenenti alle altre organizzazioni sindacali di lavorare in sinergia, in simbiosi, perché solo attraverso la comunione di intenti e di finalità probabilmente riusciremo a raggiungere un obiettivo. In questo momento non c'è alcuna possibilità e nessuna via di uscita se non una riforma e un'autonomia del corpo di polizia penitenziaria.
Erano le parole del segretario generale aggiunto Pasquale Montesano dell'OSAP, l'organizzazione sindacale della polizia penitenziaria, che ha raccontato, ecco, in sintesi, tracciando i punti salienti dell'emergenza che stiamo trattando oggi. Non è l'emergenza sanitaria, vedete, è un'emergenza che arriva da lontano e che speriamo si possa risolvere. Noi ci auguriamo che qualcuno all'ascolto, che abbia incidenza, possa ascoltare questo grido d'allarme che arriva dal sindacato, ma che rappresenta il bisogno di detenuti, ma soprattutto del personale di polizia. Sono scarse le unità, perché si abbia sempre a cuore, ecco, il diritto della persona e che si possa lavorare davvero seguendo questo dettame, come l'ordinamento giudiziario vorrebbe. Ci auguriamo che presto una riforma arrivi, ma che si mettano davvero a regime tutte le strutture delle case circondariali. Su queste sicuramente primeggia l'emergenza di Foggia, che l'anno scorso ha raccontato una gravissima emergenza, e non c'è più bisogno di ricordarlo, sono immagini indimenticate, però che devono servire sicuramente, ecco, a risolvere uno dei tanti problemi del territorio. E proprio con questa grandissima emergenza che noi abbiamo voluto aprire questa rubrica e l'intervista, l'abbiamo fatto col segretario generale aggiunto dell'OSAP, Pasquale Montesano. Prossimamente tratteremo anche della emergenza tribunali, anche loro sovraccaricati di lavoro, perché i tribunali purtroppo hanno oggi, vivono in serie difficoltà. Andrebbe, ecco, riformata l'edilizia e la geografia giudiziaria, proprio attraverso gli organi di giustizia, che passa il concetto di democrazia, e soprattutto in un territorio che, come diceva giustamente Pasquale Montesano, è ad altissima incidenza criminale. Noi le auguriamo buon lavoro. Naturalmente saremo qui ad ascoltarlo questo bisogno, fin tanto che non sarà risolto, segretario. Grazie a voi, grazie a tutti quanti e grazie dell'invito. Grazie a lei, a tutti gli spettatori, ci vediamo la settimana prossima. Grazie.